Panarea, nella Baia di Zimari. Nella Baia di Zimari. C'è Radio Zimari, la radio delle isole Eolie. La radio delle isole Eolie. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you, love you, love you. Oh, love you. Da Panarea, Radio Zimari con Sassà Santomauro. Love you, love you. Oh, love you, love you, love you. Buonasera Eolie, ben ritrovati amici di tutto il mondo che siete collegati sull'onda di Radio Zimari Web. Buona domenica, 25 febbraio, siamo tre giorni e si conclude anche questo mese di febbraio che dai là all'inizio quasi quasi della primavera. E allora questa sera amici, questa sera tre new entry sull'onda di Radio Zimari che andremo a salutare e a ringraziare durante il corso della live. Ma prima, già sapete come funziona, andiamo ai titoli delle notizie che andremo a dare durante il corso di questa live. Diamo i titoli delle notizie che andremo a dare nel corso della live. Giorgia Meloni si distacca. Diamo i titoli delle notizie che andremo a dare nel corso della live. Giorgia Meloni si distacca da Salvini, arriva la condanna. La ferma condanna di Meloni sul caso Navalny, la premier si distanzia dalle posizioni di Salvini. Terzo mandato, dire no è antidemocratico. La commissione ha bocciato l'emendamento della Lega per la realizzazione dei presidenti di regione. Rielezione. Fabrizio Corona sgancia la notizia bomba. Fedez farà causa a Chiara Ferragni per 100 milioni di euro. I dettagli sulla bomba sganciata da Fabrizio Corona. Fedez pronterà a far causa a Chiara Ferragni per un presunto danno d'immagine. E poi andremo a sentire il commento della Ferragni di Nicola Porro, che dice che non c'è capito nulla. Una domanda assurda rivela appunto tutto. L'intervista che ha fatto al Corriere della Sera. Allora, come dicevo prima, volevo salutare i new entry di questa domenica sull'onda di Radio Zimari Wire. Colgo l'occasione per dare il benvenuto agli amici di Savona, della Liguria, e appunto ancora gli amici dell'Abruzzo, di Teramo, e ancora infine gli amici lombardi di Mappello. Questi sono i new entry amici di questa domenica sull'onda di Radio Zimari Web e noi andiamo al disco pilota. Che oggi non sarà un po' disco dance, ma sarà un po' di la nostra regina della musica italiana. Avete già capito chi?
abbandono. Amici, lei è Madame Mina. Da Panarea, Radio Zimmari, con Sassà Santomauro. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle sette isole eolie. Morale a terra, crolla il pavimento. Da quanto pianto affogo dentro il mio silenzio, ma nel silenzio non sono mai stanca, a parte quando rido, parlo, canto. Mi piacerebbe diventare suono, per non avere forma, sesso né pensiero. Pensare troppo bagganato e penso a troppe cose a cui tenevo. Sì, ogni tanto ti penso, chissà se fai lo stesso tu. L'amore conta solo la mancanza, e me ne sto fregando anche del cielo, perché è un assedio la tua lontananza. Sì. La radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. Io prendevo tempo per non dirti no, normale che adesso non ti importi più. Mi chiedo però se mi amassi tu. Io ho esasperato quei problemi miei, a volte lo metto da scuravo e poi, sincero del tutto non si tratta mai, in fondo ti amavo e adesso lo sai. Di, 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 di. Madame Mina, la nostra regina della musica italiana. Fantastico, fantastico brano, ha una voce davvero straordinaria. E allora, come dicevo, volevo salutare un po' di amici. Ben arrivati agli amici dal Sud America, il Messico. Questa sera sempre con noi, però era qualche giorno che ci davate buca. Non va bene, non va bene, ragazzi. Ben arrivati ai nostri amici di Israel, di Central District, di Netanyahu. Ben arrivati ai nostri amici di Lviv, Ucraina. Lviv, Lviv. Ok, sì. Buonasera ai nostri amici campani, come dicevo prima. Abbiamo salutato gli amici di Savona, Liguria. Salutiamo gli amici di Ventimiglia. E infine, anche se è passato, ben arrivati agli nostri amici di Sanremo. La nostra Milano originale, con noi, insieme alla nostra Milano del Sud. E allora, come avevo detto, ho salutato gli amici del Messico. Visto che non mi dedichiamo mai del tempo, dei brani o qualcos'altro, abbiamo deciso di regalarvi questo fantastico brano, che è dell'artista più amato del Messico, nonché del Sud America. Con Tu Immaginazione, amici, arriva Luis Miguel.
aspetti? Ascolta Radio Timari Web. Il resto è noia. Il resto è noia. Insieme a Kay Hector, a Radio Timari Web, Luis Miguel. Che immaginazione. Why? Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Tua immaginazione, amici, a Radio Zimari Web è tornato dopo tanto tempo un grande artista della musica messicana. Ricordo nel 1985 quando si presentò al Festival di Sanremo, io ragazzino come lui, 14enne, e ricordo che quell'anno vinsero i Ricchi e Poveri, lui arrivò secondo con un brano scritto dal compianto e mitico Toto Cutugno, che poi ha scritto anche due brani nell'album presentato in italiano, che era Noi ragazzi di oggi, appunto, è Il cielo, che è un altro fantastico brano che io ho adorato. Come ho adorato ho cantato questo brano per tanto tempo. Ritorna nuovamente a Radio Zimari Web con Il mare impetuoso al tramonto, Mister Zucchero. Fornaciari, a Radio Zimari Web. Il mare, impetuoso tramonto, salì sulla luna e dietro una collina di stelle. Lui è Sassà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimari Web. Sono un assetato, perché tu sei l'acqua
salir sulla luna e dietro una collina di stelle. Voglio vederti toccare seduta nel mar. Oh, wow. Oppure davanti all'altare. Come on, passo il mare. Sister, passo dal posto, non passo dal posto. Amore, sesso, 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 sono un assetato. Vai. Perché tu sei il male del peccato. Il mare, pepposo travolto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. E sentirà. E nel frattempo, sulle note di questo fantastico brano, ricordiamo amici che Radio Zimari Web trasmette direttamente dalla baia di Zimari a Panarea, una delle sette isole Eolie, la perla delle Eolie. E per gli amici di Oltreoceano siamo in Sicilia, insieme a Zucchero Fornaciano. Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e poi arrivò direttamente nella baia di Zimari, dove Radio Zimari c'è, c'è, c'è. Disco Sunset. The program is where now. El DBN, Dipartimento Bella Musica. Bienvenidos a la manifestación. Está por empezar el Sunset. Disco Sunset is the program. Sasa Santo Mauro is name. Sasa Santo Mauro is name. Is name. E andiamo all'ultimo brano in scaletta per chiudere questa prima parte del Sunset Euliano di questa domenica 25 febbraio in compagnia di Sasa Santo Mauro. Dopo Music dalla tarde e il notiziario delle isole Eolie, un po' di dance italiano euliano. Living This Is Now Feeling, Alex Farolfi insieme a te a Radio Zimari Web, la radio che ti fa conoscere le Eolie. Radio Zimari Web, l'atmosfera giusta per te. Da Panarea, Radio Zimari, con Sasà Santo Mauro. Dance.
dire che questa domenica è stata un po' una rottura di palle, perché pioggia, non puoi uscire, poi c'è quella pioggerellina, ecco, che non si ferma mai, che sembra che non ti dà fastidio, però se stai in motorino veramente ti fa la doccia. E allora, amici, noi ci ritroveremo con la musica, io rimango sempre qua. Ci ritroveremo con la musica come disco pilota, amici. Un regalo che vi faccio sarà ad aprire questa seconda parte del senso del Sanse Teoliano, sarà Lenny Kravitz. Ma prima, amici, le notizie del TG Zimari, appunto a Radio Zimari. Hasta aquí la primera parte del Sunset. Ahora nos mantenemos informados y vamos con las noticias más importantes del momento con Sasa Santomauro. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha recentemente ribadito la responsabilità diretta del regime russo nella morte del dissidente politico Alexei Navalny. Con questa mossa, contemporaneamente, Meloni ha preso le distanze dalle idee di Matteo Salvini. Durante un'intervista rilasciata al giornale, Meloni ha espresso una chiara condanna delle azioni russe, evidenziando come la detenzione di Navalny in condizioni estreme in Siberia abbia direttamente contribuito alla sua morte. Se Navalny non fosse stato imprigionato dal governo russo in un carcere siberiano e in condizioni durissime, non solo oggi sarebbe un uomo libero, ma anche vivo e in salute, ha dichiarato la Meloni, sottolineando così l'indiscutibile responsabilità del regime russo. La presa di posizione da parte della premier di Fratelli d'Italia evidenzia un distacco netto da Matteo Salvini. Infatti, il leader della Lega in varie occasioni ha evitato di dare la colpa per la tragica morte al governo di Putin. Parallelamente, la leader di Fratelli d'Italia ha riaffermato il suo incondizionato sostegno all'Ucraina. In un momento in cui il conflitto con la Russia persiste senza apparenti prospettive di risoluzione. Difendere l'Ucraina non vuol dire amare la guerra, ma esattamente il contrario. Vuol dire allontanare la guerra, tutelare i nostri interessi nazionali e impedire che il sistema internazionale, fondato sulle regole, vada definitivamente in frantumi, ha affermato la Meloni. La sua posizione riflette un impegno a sostenere la resistenza ucraina contro le ambizioni espansionistiche di Mosca, che si sono infrante di fronte alla determinazione del popolo ucraino. Meloni ha inoltre evidenziato l'importanza della continuità nel sostegno internazionale all'Ucraina per mantenere l'equilibrio delle forze sul campo e incentivare la Russia a negoziare una pace equa. Questa visione sottolinea l'importanza di un approccio unitario da parte dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente nel loro sostegno a Kiev. Ora il panorama dei social e delle cronache è stato scosso da una notizia bomba che riguarda due dei più influenti personaggi del web italiano, Fedez e Chiara Ferragni.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Corona, celebre per le sue rivelazioni nel mondo del gossip, la coppia, nota sui social come i Ferragnez, potrebbe presto trovarsi faccia a faccia in tribunale. Al centro della controversia, una richiesta di risarcimento da parte del rapper milanese nei confronti della moglie, influencer di fama mondiale, per la cifra astronomica di 100 milioni di euro. La notizia arriva a sorpresa, a meno di un giorno di distanza dalla diffusione delle voci sulla sua separazione. Il motivo alla base della potenziale azione legale sarebbe legato a un danno d'immagine subito da Fedez a seguito di uno scandalo noto come lo scandalo Balocco, sollevato da Selvaggia Lucarelli. Quest'ultimo avrebbe messo in luce una presunta truffa che non solo avrebbe intaccato l'immagine e i conti della Ferragni, ma avrebbe avuto ripercussioni anche sul rapper. Nonostante l'enorme eco mediatico, al momento non vi sono conferme ufficiali riguardo alla causa e tutto si basa su un'indiscrezione. I diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, aumentando così la curiosità e l'attenzione del pubblico e dei media su questa vicenda. E adesso andiamo a sentire Nicola Porro, un po' riguardante la domanda assurda che ha rivelato tutto, l'intervista che ha concesso al Corriere della Sera Chiara Ferragni. Pagine di intervista da Ferragni oggi, io vi dico soltanto una cosa: nelle due pagine di intervista da Ferragni oggi, sapete quante volte l'ho difesa la Ferragni e continuerò a farla? Per esempio, quando hanno detto che la Ferragni pagava l'1,6% di tasse, io ho detto che è una gigantesca stronzata, chiunque non distribuisca utili non paga le tasse sugli utili finché non vengono distribuiti in dividendi, è una cosa, proprio una fake news bella e buona. Poi però leggi la Ferragni oggi, due pagine da Ferragni, e ti metti le mani nei capelli sporchi che c'ho io oggi e dici: ma ragazzi, ma questa veramente non ha capito una cippa, questa veramente non ha capito nulla. La beneficenza tra niente e poco era comunque un bene che veniva fatto. Ma tu stai zitta, ma dopo le cazzate che hai fatto, dopo quella comunicazione che hai fatto, tu dici che la beneficenza tra niente e poco era comunque del bene che veniva fatto, ma c'hai veramente la faccia come il culo. Io la difendo sulle questioni tecniche, ma non sulle questioni politiche. Ma come cazzo gli viene in mente a una che viene beccata ad usare beneficenza e vendite, dove lei ci mette poco o nulla, insieme? Come cazzo ti viene in mente di dire: beh, vabbè, ma meglio di niente facevo? Ma come cazzo ti viene? Ma allora non hai capito cosa pensa la gente di quelle stronzate ipocrite che avete fatto? Poi dopo, voglio dire, la Ferragni subisce la domanda dei giornalisti. Io non prendo mai in giro i giornalisti, perché ovviamente quando c'hai una persona difficile da intervistare come la Ferragni, ma che pensate, gli dico: brutta stronza, che cosa hai fatto? È ovvio che chiunque intervista la Ferragni deve avere con lei una sorta di complicità e una sorta di accordo nel fare l'intervista, quindi io non faccio nessuna polemica, perché è uno scoop oggi intervistare la Ferragni. Però questa domanda io non la perdono ai giornalisti, e la domanda è questa: senta, questa è la domanda che fanno i due giornalisti della Ferragni: la beneficenza, aspetta, la beneficenza, la sua senza la beneficenza, questa è la domanda che fa il Corriere della Sera alla Ferragni, senza la beneficenza le sue società avrebbero incascato di più? Dire, se lei non avesse detto di fare la beneficenza a Balocco, lei avrebbe intascato di più? E lei dice: probabilmente un pochino sì. No, scusa, voi mi dovete spiegare. Lei su Balocco ha preso 1 milione per quella roba lì. Di beneficenza scopre oggi 50.000 euro che ha pagato Balocco, 50.000 euro. Allora i giornalisti dicono a lei, alla buona, alla santa Ferragni: scusi, ma se lei non avesse fatto la beneficenza, peraltro l'ha fatta a Balocco, avrebbe preso di più rispetto al milione che lei ha preso? E lei dice: probabilmente sì.
Ma voi vi rendete conto di che cazzo stiamo parlando? Io devo dire la verità che quando ho letto oggi l'intervista della Ferragni non ci potevo credere. Io lo dico ai suoi consulenti, ai suoi amici, non la fate parlare. Questa vive in un mondo completamente suo. Questa non ha capito dove cazzo si trova. Continua a vivere in quella gigantesca bolla. Secondo me Fedez non vive in quella bolla. Non vive in quella bolla. Questa vive in una bolla di moda, di... È il diavolo che veste Prada. Avete presente quel giro lì? Ma questa non ha capito. Come si fa a dire... Vabbè, lasciamo perdere. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha bocciato l'emendamento proposto dalla Lega che prevedeva l'eventualità di un terzo mandato per i governatori di regione. Un no arrivato dopo che, appena poche ore prima, la stessa Lega aveva ritirato un ulteriore emendamento che proponeva di superare l'attuale limite di 2 consigliature per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Decisivo, in tale ultimo caso, era risultato il parere contrario espresso dal governo, nonché le eventuali divisioni che l'emendamento in questione avrebbe determinato in seno alla coalizione di centrodestra, ma anche tra le opposizioni. Come del resto poi puntualmente accaduto con il voto sulla proposta inerente ai presidenti di regione. Il terzo mandato non sa dunque da fare. Così ha deciso la politica. Una scelta innanzitutto illiberale, che di fatto negherà ai cittadini la possibilità di eleggere democraticamente sindaci e governatori a loro graditi. Non solo, perché la decisione assunta trasversalmente dalla stragrande maggioranza delle forze politiche diviene ancor più illogica se raffrontata al metodo con cui viene sancita oggi l'elezione dei parlamentari, che, ricordiamolo, non prevede alcun limite massimo al numero di legislature consecutive possibili. Orbene, se a un senatore o a un deputato è riconosciuta la possibilità di rielezione per un numero illimitato di mandati parlamentari, non si capisce per quale strano motivo lo stesso diritto non possa essere garantito anche a governatori e sindaci. Di più, la scelta di affossare la proposta di un eventuale terzo mandato assume una valenza ancor più antidemocratica se si pensa al fatto che primi cittadini e presidenti di regione vengono eletti direttamente dal popolo nella più alta espressione della sua sovranità. Al contrario, l'elezione dei parlamentari, così come avviene oggi, è interpretazione di una forma di democrazia mutilata dal momento in cui deputati e senatori vengono designati direttamente dalle segreterie dei partiti, lasciando in capo al cittadino solo la mera illusione della libera scelta dei propri rappresentanti in Parlamento. Llegamos al final de las noticias destacadas del momento. Ahora, seguimos escuchando la mejor programación en Radio Zimari. Riprendiamo, amici, la seconda parte del Sunset domenicale, domenica 25 febbraio, in compagnia di Sasa Santomauro, c'è Lenny Kravitz e I'll Way by Inside Your Soul. Grace Vibration. Lenny. Lying in a field of miracles. Just when you're looking out a window, I'm gonna be where you go. I'm in your eyes. I'm gonna see the things you know. I'm in your mind. Just like a tree, I'll watch it grow. There is no time. I'll always be inside your soul. From the sky above, on a journey down to Peru, can you feel that I am with you, love? Just know that I am right there with you.
Poco per essere felice, un bel tramonto. Un bel tramonto. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei. Un bel mare e Radio Zimmari ascoltare. Ascoltare. Ehi garçon, ho un'idea. E beh, andiamo all'ultimo brano in scaletta, amici. Andrea Sannino insieme al nostro Barry White italiano, Mario Biondi, Mai senza te, dall'album Mosaico parte prima, brano estratto, Mai senza te, Andrea Sannino. Io ti credo, no, non ti chiamo amore, sì, non lo puoi sentire. Ma frenuto è solo colpa mia, mi fa paura. Ma no, penultimo brano in scaletta per gli amici. Sta senza te, sta. Un regalo che la regia ha deciso di fare. Mai senza te, Mario Biondi. Mai senza te, perché solo tu mi fai dire ancora, perché solo con te sto che buona. Voglio restare mai senza te. L'amore è una canzone che può scrivere tu. Trovai parole, una giornata è sola, se te ne vai non la trovo più. Non voglio più restare senza te, sta senza te, sta senza te. Mai senza te, mai senza te. Perché? Senza te, Andrea Sannino insieme a Mario Biondi, dall'album Mosaico parte 1, parte prima, un brano da questo fantastico album che è uscito il 21 aprile del 2023. Tanto i vecchi brani sono quelli più belli, che poi tanto vecchio alla fine non è. E noi amici salutiamo questi due grandi artisti e si va all'ultimo brano in scaletta dall'album Trap House. Il brano estratto per voi, amici, è Coraggio, lui è Sling. Radio Zimmari, a tenervi compagnia nei vostri momenti di allegria o malinconia, con Sasà Santomauro.
dell'album Dropouts. Eri più bella quando coraggio mi hai fatto toccare il cielo come la coraggio. Non farò per nessun'altra ciò che ho fatto per te. Sento ancora il tuo profumo quando sono depresso. Se mi guardo allo specchio non vedo il mio riflesso. Voglio fare l'amore, sono stufo del sesso. Voglio farti ridere per cose che non hanno senso. E se non piaci voi tuoi è perché sono diverso. La tua pelle è chiara mentre la mia pelle è scura. Non voglio esserti distante quando avrai paura. Baby, so che a casa è ancora quel mio vecchio Durac. E mi torni sempre in mente quando ascolto Tupac. Ti prometto cose che di solito non faccio. Se non ti dicessi che ti penso sarei falso. Non ho mai badato a quella gente a cui non piaccio. Ci sentivamo grandi ma ci mancava il coraggio. Tuffati su Radio Zimmari Web. In questo mondo di stronzi, quindi non ci fidiamo neanche quando ci amiamo. Non ci fidiamo neanche se ci amiamo. Morire insieme ricchi, quello era il nostro piano. Vorrei tornare a quando mi dicevi da scappiamo. Ho gli occhi sempre tristi da quel giorno di febbraio. La musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il mondo. Radio Zimmari, la tua radio. Grazie, grazie ancora amici per essere stati con noi. Noi ci ritroveremo domani mattina con il risveglio di Buongiorno Eolia. Intanto buona continuazione di serata, domenica, rimanete in casa. Guardate un film, ascoltate Radio Zimmari Web e tutto il resto è noi. Da Sassà a Santo Mauro è davvero tutto, amici. A domani, ciao, ciao, ciao. In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Zimmari, più musica, più musica. Radio Zimmari.